Salve a tutti, sono Giosi della Ragione di Fribacoli, consigliere comunale indipendente, e ringrazio Vronga a nome anche di tutta l'associazione e di tutti i bacolesi che oggi qui hanno partecipato per aver preso parte all'iniziativa sulla legalità. Un'iniziativa di solidarietà ad Alessandro Parisi, a cui è stata incendiata la macchina nel corso di qualche settimana fa da parte di personaggi ad oggi ancora ignoti, non si conoscono né gli esecutori né i mandanti, ma siamo fiduciosi che i carabinieri possano arrivare ad una conclusione di queste indagini. Oggi sono intervenuti tanti esponenti di associazioni, anche di partiti politici, di realtà bacolesi. Siamo qui con Alessandro che ci può raccontare un po' come ha vissuto questa giornata, delle sue considerazioni sull'iniziativa. La giornata mi è sembrata veramente molto positiva, sia per la partecipazione di pubblico e anche per la partecipazione degli interventi. Sono stati tutti interventi estremamente pregnanti ed estremamente qualificati, quindi veramente sono soddisfatto. E poi, come dicevo anche prima, sentire la solidarietà non ti lascia soli e ti dà molta molta forza anche in momenti che potrebbero altrimenti essere parecchio difficili, quindi sono veramente grato a tutti i partecipanti. E ripeto, forse qualcuno l'ha detto, non ricordo se proprio Giosi o qualche di un altro dal palco, la solidarietà non va soltanto a me, la solidarietà va al paese di Bacoli, che è un paese bellissimo, splendido, che deve trovare veramente delle forze e delle energie nuove per avere l'amministrazione che si merita, per essere governato, per avere un riscatto di questo territorio che è splendido ma martoriato dall'incuria, dall'ignavia di amministrazioni pessime. Un ultimo aspetto che tu hai toccato sulla forza della parola. La malavita in questa città, la criminalità, ha paura della parola, poiché molto spesso anche la cittadinanza si chiude in una omertà dovuta proprio alla paura di non avere punti di riferimento poi istituzionali. Un pensiero sugli interventi, su come si è sviluppato proprio questo evento, basandosi proprio sulla forza della parola, della denuncia ma anche della proposta. Beh, ci sono state appunto molte denunce e molte proposte. La parola... Qualcheduno diceva le parole sono dei sassi che vanno usati, vanno adoperati. La parola è quella che riesce a trascinare le persone, è quella che riesce a cambiare, veramente può riuscire a cambiare, e io sono sicuro, ripeto, punto ancora sui giovani, sulla nuova generazione, non perché noi dobbiamo essere ignavi o perché dobbiamo dire, noi anziani dobbiamo dire ok, abbiamo fatto la nostra parte, noi dobbiamo invece viceversa mettere la nostra esperienza, piccola o grande che sia, al servizio delle forze buone, dei giovani che meritano di avere un posto ben differente nella società, e che io sono convinto, avendo capacità e avendo anche un senso forte della democrazia, sapranno fare molto meglio e sapranno di quello che viene fatto attualmente. Attualmente l'amministrazione cittadina, come molte amministrazioni almeno nella nostra regione, sono, lo ripeto, pessime, sono scadenti, sono amministrazioni che badano solo alla clientela. Io prima nel mio intervento citavo che secondo me è un atto criminale chi, per esempio, parcheggiando la macchina impedisce consapevolmente l'arrivo dei mezzi di soccorso, come è successo per esempio nel mio caso. Pessima è lo stesso comportamento dell'amministrazione, che non fa niente per cambiare questa situazione, perché pensa che se va a multare, se va a reprimere, se va a correggere, se va a fare qualche cosa che possa incidere il privilegio di chi deve avere per esempio la macchina sotto casa, poi domani non avrà più i voti. Questo è qualcosa di uno squallore e di un'ignavia e di una protervia veramente inimmaginabili. Nel salutare tutti gli utenti di Vrong, ripetiamo che stasera ha sicuramente vinto la legalità e il principio fondativo che hanno tutte le associazioni che poi si riuniscono in questi momenti, ovvero sia quello della rete, fare rete, e invitiamo quindi i cittadini a non nascondersi dietro il velo dell'omertà, ma ad esporsi come oggi hanno fatto tantissime associazioni del territorio napoletano.